Simone Bolognesi avrebbe lasciato Uomini e Donne, il programma che va in onda il pomeriggio su Canale 5, il programma in cui vediamo donne e uomini, protagonisti e anche però bellissime donne, oltre a bei uomini, ripeto. Dopo 4 mesi di permanenza Uomini e Donne, Simone, ex fidanzato di Belen, va a dare addio al dating show condotto dalla brava Maria De Filippi. Dopo l'esperienza di Uomini e Donne, ha deciso di condividere un post per parlare di questa esperienza all'interno del programma. Non ha esplicitato, non ha trasmesso le esatte motivazioni che l'hanno portato a una scelta di questo tipo. Sembra però che, come è successo già ad altri partecipanti, non sia riuscita a inserirsi in quelle dinamiche che fanno parte dello show in questione. In particolare avrebbe scritto, invece di qualche riga, potrei scrivere un libro intero legato a questa esperienza. Ho combattuto, ho stretto i denti, in certe situazioni sono riuscito anche a strapparmi qualche sorriso, ma non è stato semplice. Mai fin dal primo giorno, e chi mi ha seguito ne è consapevole. Una cosa è certa, io non ho mai smesso di essere come sono. Chi mi conosce lo sa bene, io sono esattamente quello che si è visto lì nel programma. La sintesi di questi post, no? Di questo racconto, fa seguito a, diciamo così, scatti a immagini. Un'immagine per esempio con il suo gatto, un'immagine della sua vita, un'immagine, o meglio, un momento chiave per quanto riguarda la sua esperienza televisiva, che comunque fanno da corredo a un'esperienza televisiva che secondo me rimarrà nel cuore, rimarrà nell'animo di questo uomo, di questo signore, Simone Bolognesi. Vi ringrazio per l'ascolto, questo video non vuole ledere la privacy di Simone Bolognesi, ma intende informare eventuali persone e basta. Nel pieno rispetto della sua persona e della sua privacy. Grazie dal vostro narratore italiano di YouTube Italia. Ciao e al prossimo video.